Milani sono gente di montagna, persone abituate a confrontarsi con un ambiente a volte ostile e ogni volta si sono rialzati. Il problema è di vedere se sarà una città adeguatamente abitata, cioè dove andranno gli aquilani. Perché se la ricostruzione procede lentamente c'è il rischio di una emorragia demografica che può colpire soprattutto i giovani, scelgono la strada della emigrazione. È commovente il fatto che quando si va soprattutto nei paesi la gente mi avvicina e mi chiede di riavere la chiesa. È come un bisogno primario. Temiamo purtroppo che la ricostruzione delle chiese possa procedere con una lentezza grave. Per quanto riguarda il Duomo, noi stiamo aspettando che vengano avviati i cantieri. Questo è il Duomo dell'Aquila. Sì, questo è il Duomo dell'Aquila. Quello che ne rimane. Quel poco che ne rimane a seguito del sisma del 2009. Ma è rimasto tutto così com'era? Sì, questo è stato lasciato così, nel degrado. A seguito del sisma il tetto è crollato, è venuto giù. È rimasto tutto così, a cielo aperto. Possiamo guardare che manca praticamente tutto il tavolato centrale, le mura esterne sono praticamente frantumate. Questo è un appalto pubblico che è rimasto così, nel suo degrado, a seguito delle intemperie, continua a degradarsi. Noi quando siamo entrati all'interno di quest'area praticamente abbiamo trovato una foresta che è stata levata, tagliata, però come si vede le piante continuano a crescere e tutti gli affreschi, tutti i beni, tutte diciamo, le caratteristiche di questa chiesa sono esposte all'intemperie. Il vento, la pioggia, il sole, sì, tutto. Tutti elementi che corrodono, continuano a corrodere e a portare degrado in quel poco che ne rimane intatto, diciamo. Dall'esterno questa sembra una chiesa che non ha ricevuto danni, invece noi che lavoriamo qui all'interno, purtroppo ogni volta che passiamo qui davanti è un pianto greco.